Ciao a tutti Colors e benvenuti in questo nuovo video. Spero che questa volta il saluto si veda intero perché ultimamente credo di salutare un po' troppo presto. Quest'oggi, dopo un bel po' di tempo, dopo che avrete visto diversi video di altro tipo a questo punto, faccio il tag la mia prima volta, però nella versione revisionata da Martina del canale Mimì. Che se non erro mi aveva pure taggato, però in questo momento non me lo ricordo. So che ce l'avevo segnato come tag da fare. Quindi, ciao Mimì. Andiamo con le domande, nella Mimì's version. Primo bacio, alla veneranda età di 19 anni. Primo alcolico bevuto, una birretta intorno ai 18-19 anni circa, non so come l'ho retta perché dopo non le ho più rette. Il primo lavoro, non ho ancora un vero lavoro degno di tale nome. Il primo animale domestico, il primissimo animale domestico in realtà era uno Yorkshire che si chiamava Milou tantissimi anni fa, l'avevo chiamato così in onore del cartone animato di Tenten, che forse chi è nato intorno ai miei anni si ricorda. Soltanto che invece di farmi superare la paura, fu appioppiato, o appioppato, come si dice, a una zia, e quindi è durato pochissimo, forse una settimana. Cosa hai fatto per la prima volta negli ultimi mesi? Boh, l'unica cosa che mi viene in mente non la voglio ricordare, sinceramente. Quindi, passiamo alla prossima domanda. Il nome della tua primissima cotta? La mia primissima cotta, quella vera, quella che veramente mi ha fatto capire che non mi piacevano quantomeno solo le ragazze, vi rimando al video del coming out, si chiamava Sandra. La prima volta in aereo, la prima volta in aereo non mi ricordo quanti anni avevo, so però che ero piccolissimo e sono andato a Genova con i miei genitori. Il primo migliore amico, ci parli ancora? No, io avevo due prime migliori amiche e non parlo più con nessuna delle due. Non dirò i nomi però. Prima foto del profilo su Facebook, non lo so perché ho cambiato 850 miliardi di profili Facebook, quindi non ve la posso postare. È la prima persona con cui ho parlato oggi, la persona molto ricca di vita sociale, quali sono? Sono sempre, cioè, sono sempre i soliti. Due che nomino poco, che abitano con cui io abito, non che abitano con me. Ok. Al matrimonio di chi sei andato la prima volta? Mi ricordo che era un'amica di famiglia, io avevo sui 6 anni e lo sposo, poverino, è stato malissimo tutto il giorno, una sorta di virus influenzale. La prima cosa che ho fatto stamattina? Alzarmi. Il tuo primo sport, il mio primo vero e proprio sport, lo sto facendo soltanto da un anno ed è la scherma paralimpica. Vi metto una foto se ne trovo una carina che mi piace. La prima cosa che noti su una persona, le labbra. Io guardo sempre le labbra se si tratta di una persona che mi deve piacere. In quel senso, diversamente, se si tratta soltanto di una simpatia, mi deve far ridere. Mi deve far ridere necessariamente. Il primo piercing e o tatuaggio. Il primo piercing è il lobo sinistro, se piercing si può considerare. E il tatuaggio, siccome a occhio nudo non si vede, vi cerco la foto. La foto rifatta perché la prima l'ho persa, e ve lo metto l'aguilotto sul braccio. Il tuo primo social, allora credo che il mio primo social sia stato il compianto Netlog, oppure non mi ricordo se avevo sia Facebook che Netlog. O Facebook e Netlog oppure Netlog. Il tuo primo viaggio, il mio primo viaggio credo sia stato a 3 anni, a Lourdes. Adesso non sono più cristiano, se vi interessa sapere ciò in cui credo, vi rimando ad un altro video ancora. La prima beauty guru che hai visto? Oddio, prima beauty guru, io mi ricordo la prima YouTuber.
non la prima beauty guru, che sarebbe la domanda dopo. Non mi ricordo la prima beauty guru, mentre il primo youtuber che hai visto mi sembrava di ricordare erroneamente che fosse Gerulia Alice. Invece non era Gerulia Alice, era Miss Mi 3388, grazie a cui ho conosciuto poi Gerulia Alice. E sono ancora iscritto a entrambe, seguo entrambe. E Gerulia Alice l'ho conosciuta anche di persona 2 anni fa, quasi 2 anni fa, a ottobre saranno 2 anni precisi. Reagisci al tuo primo video se puoi. Allora, sì, cercherò di farvi la reaction, però devo aprire un altro programma, quindi adesso ci sarà un taglio, poi la reaction. E intanto approfitto dell'applicazione per rispondere alle altre domande. Allora, ragazzi, devo rifare da capo la reaction perché non avevo impostato bene il microfono. E vabbè, cercherò di essere lo stesso, il più naturale possibile. Io non ho il primo video perché l'ho cancellato, però ho il primo vero video impegnato, che era la lettura di un mio articolo riguardante un particolare aspetto di YouTube. Quindi adesso lo vediamo insieme un po' velocemente, non proprio del tutto. Vediamo se c'è il link all'articolo, non me lo ricordo. No, non c'è il link all'articolo, mi dispiace, quindi vabbè, lo vediamo velocemente. Sigla proprio alla buona, l'acqua di rose. Questo è un video di Perché mi protesta, sono bloccato? un video fatto a rigetto, un video in cui non editerò nulla se Sì, non mi sta riprendendo. forse un minimo di titolo di anteprima all'inizio, basta. Non mi preoccuperò di sbagliare le parole. Non mi preoccuperò, Andiamo alla siccome lettura. la mia situazione lavorativa è disastrosa, non parliamo di lavoro, parliamo di YouTube. Non sono e non sarò mai una beauty guru. Dal giorno in cui mi sono avvicinato alla tecnologia, ho aperto e chiuso un certo numero di canali YouTube. Ma è 12 al solo. Attualmente ho in uso questo Madonna, che e schifo vi lo guardo. linko nel caso qualcuno di voi fosse interessato. Ma prima di entrare nello specifico del mio canale, vorrei fare un po' di numeri e statistiche. Il popolo Andiamo un del po' mio avanti. programma, i quali per me hanno creato una meraviglia. Richiedono video di una certa qualità, Cosa che ma qua la non domanda che c'era? mi faccio ogni giorno è, e che giro a voi, è perché? C'è davvero bisogno di un video per insegnare a truccarsi? È mai possibile che un video di un Boh. bimbo o una bimba non ancora nato o nata, che scalcia in grembo la madre, possa costituire un'occasione per accumulare tante visualizzazioni? Esiste questo Ti video, parlo ragazzi, non non per posso dire essere la cazzo YouTuber, sfigo. ma Se c'è. stai guardando questo video non ce l'ho con te, ma ce l'ho con le iscritte che vogliono vedere sempre le stesse cose. Scusami, ti mando un abbraccio. Ciao. Ed io Ma in potrei realtà dirti l'ho solo che citata, pensavo che ecco, non per mi fare ricordo una manco i miei famiglia video che bastassero faccio. due persone che si amano e che la allargano in seguito se lo desiderano. Evidentemente le ragazze e le donne del 2000 si truccano su YouTube. Eccolo qui. Però vi lascio il link qui sotto del video sull'amicizia a distanza. Andatevelo a vedere. Il risultato, chiaramente apro parentesi altre, il risultato è aggiornato al 20 aprile. Ok? Solo 87 visualizzazioni in 3 mesi, eppure si tratta proprio del decantatissimo e copiatissimo video sull'incontro con il mio migliore amico a distanza, che mi ha spinto a ricreare un mio nuovo canale YouTube. Ah no, ora non c'è più quel Cosa me ne video. va? Non c'è più perché l'amico mi ha Le mandato a motivazioni quel sono paese. semplici. Film di animazione Frozen, Sì, Reni ragazzi, mi Migliaccio, piace La mia Frozen. tredicesima, Ah, aiuto, Gender! 76 visualizzazioni. Aiuto, Gender! Pensare che non era neanche nelle mie corde. Nessuno mi fa una critica. Ad oggi, mentre vi scrivo, la data l'ho già detta, non ripeto più, il canale di quel quasi 25enne, ora 25enne ormai. Madonna, sono passati 3 anni, ragazzi. Rosso malpelo, quel bellezza. Andiamo avanti. Scusate, YouTubers, se non mi trucco. Non mi Scusate se non truccherei manco se sono fossi femmina. C'è Gito. troppi Non prodotti. vloggerò mentre mangio i biscotti e non mostrerò al mondo cosa ho nell'iPhone.
Va bene, l'utilità di quel video, cosa c'è nel mio iPhone, in effetti, vabbè. Commentari finito, andiamo avanti con il resto del video. Ultima domanda, domanda 21, tagga le persone. Io mi sono preparato i tag questa volta. Stanno cominciando a mancare un po' le persone da taggare perché non tutti fanno i tag. Quindi vorrei iniziare da una persona che li fa da poco. Vorrei taggare Vincenza del canale Un po' questo e quello. Anche se probabilmente molte sono domande a cui hai risposto nel tag delle 100 domande, però se vuoi fare lo stesso. A me, insomma, farebbe piacere. Poi voglio taggare Cristyle, che non taggo da un po' di tempo, e passa spesso dai miei video, quindi spero che voglia fare anche questo video. E poi voglio taggare Sontina F, visto che questo è un video tag. Questa volta non ci saranno sponsor. Passate magari se volete da questi tre canali che io ho taggato. Se non siete iscritti, iscrivetevi al mio canale, attivate la campanella per non perdere i prossimi video e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!